ciao ragazze e anche ciao ragazzi, perché un mio amico l'altro giorno mi ha cazziata, mi ha detto: ma tu dici sempre ciao ragazzi nei video, ma ci sono anche ragazzi come me che ti seguono, quindi sarebbe giusto dire anche ciao ragazzi. E io gli mando un salutone, un bacione e va bene, per questa volta dirò ciao ragazze e ciao ragazzi. Niente, tra l'altro siamo in 7000 da pochi giorni, quindi voglio ringraziare tutti. Questo è un video un po' particolare perché l'altro giorno su Facebook ho scritto un post su Corona, su Fabrizio Corona, dicendo semplicemente la mia opinione, niente di che. E visto che comunque in questi giorni c'è la notizia che è scappato, che non lo trovano, poi magari quando uscirà questo video lo avranno trovato, ecco, io non so, in questo momento non l'hanno ancora trovato. E allora il post che ho scritto su Facebook ha avuto parecchi mi piace, parecchi commenti e soprattutto tante polemiche dentro al post stesso, cioè non polemiche, però discussioni, ecco. E quindi, visto che insomma ha attirato parecchio pubblico, ho pensato magari anche fare un video non su questo argomento in particolare, però in generale fare video su qualche gossip, sull'attualità, così magari può avere parecchie visualizzazioni. Io sono contentissima delle visualizzazioni che ho perché sono tante, so che mi seguite, vi ringrazio. Però cioè, alla fine lo scopo di noi youtuber è avere sempre più visualizzazioni, ecco, perché diciamoci la verità com'è, cioè noi youtuber abbiamo lo scopo di avere tante visualizzazioni, perché comunque YouTube è il nostro lavoro. Ovviamente parlo di delle youtuber che lo fanno appunto per lavoro. Tutte le nostre trovate strane generalmente sono fatte per quello. Allora boh, faccio questa prova, magari ve ne frega qualcosa di sapere che cosa penso di queste cose un po' attuali. Qui sotto potete esprimere la vostra opinione anche se diversa dalla mia, chiaramente in modo educato, ecco, vi chiedo solo di esprimerla in modo educato. Questo video è una tantum perché tanto io non seguo le notizie, non guardo i telegiornali, non leggo i giornali, però ci sono alcune notizie che spiccano e che anche non guardando i TG si vengono comunque a sapere, perché basta aprire Facebook e vedere che tutti mettono post, oppure aprire la mail di Yahoo e vedere insomma certe cose si vengono a sapere, come in questo caso la vicenda di Corona, ecco. Però di Corona voglio parlare dopo. Prima o poi voglio anche parlarvi di una cosa, di politica. Prima ho pensato, le due notizie così più in voga in questo periodo sono le elezioni, che stanno, non so quando siano, però in questo periodo dovrebbero esserci, e Corona, vabbè, in questi giorni proprio dico. Io non ho mai parlato di politica qui su YouTube e non intendo più farlo dopo questa volta, perché io non ne so assolutamente niente di politica. Però voglio fare una riflessione, no? Che io spesso faccio tra me e me, in questo caso la faccio nel video. Ma che cosa ve ne frega della politica? Io non capisco il perché la politica sia così sentita in modo passionale, diciamo, perché mi capita spesso di vedere persone, di leggere persone che si lamentano dei politici, e fin qui va tutto bene, anch'io magari posso lamentarmi di qualcosa ogni tanto, però io noto proprio la rabbia, noto che si incazzano davvero queste persone, no? Io, ecco, questa è una cosa che non capisco, perché io ne sono totalmente fuori. Sono sempre stata disinteressata alla politica, perché semplicemente penso, ok, cioè so benissimo che in Italia le cose vanno male, so che ci sono dei grossi problemi, so che ci rubano i soldi, anzi, lo so in particolar modo anche perché io, cioè, insomma, pago le tasse, quindi lavoro in proprio una ditta e quindi so come sia difficile, e ci sono veramente un sacco di spese, un sacco di soldi che ci vengono rubati, e su questo io non discuto. Però non mi incazzo, nel senso che è così, che se andassi comunque in un altro paese è vero che magari ci sarebbero meno problemi in alcuni paesi, però non è che non si pagano le tasse in un altro paese, si pagano comunque, quindi
alla fine non sto a lamentarmi, ecco. Io alla politica proprio ne sono sempre fregata, perché secondo me se sale, se c'è uno al governo, se ce n'è un altro, alla fine è sempre la stessa cosa, quindi è inutile, boh, è inutile incazzarsi. Cioè, comunque è un sistema fatto apposta, nel senso che cioè, è lì, nel senso che boh, si facciano pure i cazzi loro, a me non me ne frega niente, nel senso che io non mi vado a inquinare la giornata magari pensando al fatto che loro prendano migliaia di euro al mese. Anzi, casomai dovesse farmi un effetto, mi farebbe spronare a lavorare di più, a guadagnarli pure io, cioè, piuttosto che incazzarmi, cerco di diventare ricca pure io, no? Nel senso, non so se avete capito quello che intendo. Però io proprio me ne sono sempre disinteressata, infatti questa sarà la prima e l'ultima volta che ne parlo, proprio per dirvi che a me della politica non me ne può fregare di meno. Io non sono mai andata a votare. Cioè, per me è un mondo a parte, nel senso, è proprio un mondo distante da me, un mondo a parte. La politica mi interesserebbe solo nel caso in cui fossi io in politica, allora in quel caso. Però, non essendoci, non mi riguarda. Cioè, mi riguarda, ok, perché pago le tasse e tutto, però, finisce lì. Cioè, boh, bisogna pagare, pace, pago. Io non sono mai andata a votare, mai, perché non. Cioè, boh, io mi ricordo che a 18 anni era arrivata a casa, quando ho compiuto 18 anni, è arrivata quella cosa, un foglio praticamente che ti dice che puoi andare a votare, no? Che devi andare in comune e puoi andare a votare, non so che cosa, come si chiami quella cosa lì. E mi ricordo che mia mamma mi aveva detto: guarda, è arrivata la busta, la lettera per andare a votare. E io le avevo detto: mamma, buttala via, cioè io non. Cioè, io sto sopra queste minchiate, per me sono tutte minchiate. E quindi non ho mai, mai, mai votato, e non voterò mai perché non me ne frega assolutamente niente. Cioè, per me può andare in qualsiasi modo, che tanto. Cioè, io comunque vivo uguale, non è che mi cambia qualcosa se sale Monti o se sale Berlusconi, a me non cambia niente. È vero, quando è salito Monti, ci sono state più tasse, più. Però alla fine. La qualità della vita non è che mi sia cambiata da uno all'altro, ecco, è sempre rimasta uguale, quindi penso che anche il prossimo che salirà rimarrà tutto uguale, non mi cambia niente. Anche solo l'idea di pensare di perdere un'ora del mio tempo per andare a votare, e anzi perdere molte ore, perché alla fine se vado a votare non è che posso votare la faccia più simpatica. Se vado a votare, devo votare, insomma, devo essere informata su quello che faccio. Cioè, per dire, a me è simpatico Berlusconi perché è un personaggio carismatico, è un personaggio da palcoscenico. Però non, a parte quello, io non è che so molto. Quindi, cioè, ovvio che se vado a votare devo sapere che cosa voto. Quindi, il che significa andare su internet o guardare la TV, guardarmi tutte le campagne elettorali, informarmi, il che significa perdere tanto tempo. Io sinceramente preferisco andare a fare shopping, preferisco truccarmi, ma non per superficialità. Comunque c'è l'idea che noi che facciamo make-up su YouTube siamo superficiali, pensiamo solo al make-up. Non è così, perché noi abbiamo problemi come tutti, ovvio che non li diciamo nei video. Nei video facciamo vedere solo le cose che dobbiamo fare vedere, però abbiamo problemi come tutti. Però preferisco, se è un problema, posso evitarlo, se posso evitarmi una noia, preferisco fare qualcosa che mi diverta. Preferisco divertirmi piuttosto che pensare a qualcosa di così noioso, palloso come la politica, cioè mi romperei le palle, preferisco andarmi a divertire. Se devo decidere come sprecare il mio tempo, ecco. E anche poi io penso che comunque i voti siano tutti macchinati, cioè non penso che davvero contino tutti i voti. Cioè, dovrebbe essere così, ma secondo me non è così. Secondo me sanno già adesso chi ci sarà. Poi non so, è una mia opinione, però generalmente queste cose di solito sono macchinate, quindi ancora un'ulteriore perdita di tempo. Quindi questo è quello che penso sulla politica. Però
cui non farò mai più discorsi di politica perché io non ne so assolutamente. Per me è un mondo a parte, cioè per me la politica sta su Marte. Io, boh. Per quanto riguarda Corona, no? Io che cosa ho scritto su Facebook? Ho scritto, spero che non lo trovino perché a me piace tantissimo. Infatti è vero, a me Corona mi piace veramente un casino, cioè è troppo bello, secondo me è troppo figo e non per questo non voglio che lo trovino. Qualcuno nel post mi ha scritto che cosa stupida dire che difendere Corona solo perché è bello, non è così. A me piace lui perché è bello e soprattutto mi piace il personaggio che ha strafottente, a me piacciono gli uomini stronzi, quindi figuriamoci. Mi piace quel tipo di carattere, mi piacciono le persone così, anche le donne così mi piacciono. Poi in più se uno è bello, tanto meglio, però al di là della bellezza fisica non puoi dare 7 anni di casa, 6, 7 quanto sono, per una cosa del genere, per quello che ha fatto lui quando ci sono stupratori, assassini, ancora in libertà o che magari prendono un anno o due. Cioè, è veramente una cosa vergognosa. Io penso che Corona debba pagare per quello che ha fatto. Non ha pagato le tasse, va bene, non ha ricattato il calciatore, non so manco chi sia sto calciatore. E va bene, però comunque bisogna anche analizzare il fatto che comunque non ha ricattato dei poveri vecchietti disperati, cioè ha ricattato un miliardario che ha tradito la moglie. Mia riflessione personale: chi è peggio, quello che tradisce o quello che ricatta il traditore? L'ho scritto anche su Facebook questo, ma perché devi tradire? Cioè, non lamentarti, cioè se ti beccano che tradisci, cioè sei tu che comunque hai tradito. Per me è molto più grave il tradimento piuttosto che il ricatto verso quello che la cazzata l'ha fatta. Cioè, se io fossi un giudice direi: ok, non hai ricattato una povera persona, hai ricattato comunque uno che ha fatto qualcosa, quindi non ti do il massimo della pena. Insomma, non so se mi sono spiegata. Ma poi lo sapete quanto prendono i calciatori? Cioè, voi vi lamentate del fatto che noi YouTube prendiamo soldi stando semplicemente qui a parlare e fare video su YouTube, ma cioè, lo sapete quanto guadagna un calciatore per rincorrere una palla? Cioè, delle cifre vergognose. Va bene che sono personaggi, va bene che comunque c'è un impegno dietro perché quelli si devono allenare e tutto, però sono cifre veramente astronomiche. E Corona ha ricattato per qualche migliaio di euro. È sbagliato e va punito, però 7 anni, dai, 7 anni di carcere in più, non di domiciliari. Dategli i domiciliari. Io darei i domiciliari per queste cose, perché secondo me le carceri andrebbero usate comunque per gli assassini, per gli stupratori, per le persone pericolose. Per le persone pericolose, non che lasciate le persone pericolose in giro e poi andate a prendervela con Corona. Vabbè, ha ricattato, può essere una persona di merda. Qui sta accendendo il sole. Sarà una persona di merda quanto volete, però non ha fatto mai del male né fisico, non ha mai fatto del male a qualcuno, non ha mai violentato una donna, non ha mai rubato in casa di un poveraccio, cioè è diverso, è un pochino diverso. E per questo motivo io gli auguro veramente buona fortuna e spero, non so, poi magari quando questo video sarà uscito l'avranno già ingabbiato, non lo so. Però io gli auguro una buona fortuna perché non è giusto. È giusto pagare, ma non è giusto pagare così tanto in uno stato che poi agli assassini e stupratori da 2 anni, cioè non esiste una cosa del genere, quindi boh, io sono pro Corona. E il video termina qui anche perché si sta facendo notte. Lasciatemi un commento qui sotto, ditemi quello che pensate, chiaramente ognuno ha le sue opinioni, quindi vi chiedo soltanto di essere insomma educati. E niente, vi mando un bacione, spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo. È buio, ciao!